signor Presidente. Passiamo subito la parola al prorettore della Politecnica che ci illustrerà un pochino, poi ci sarà questa tavola importante per di discussione. Bene, riprendiamo di qua perché stamattina c'è stato qualche problema tecnico che hanno avvertito la sensibilità martigiana, ha provato a trovare una soluzione molto rapida. Speriamo si legga, altrimenti poi molti dati li evidenzio io, magari leggendoli per tutti. Allora, buongiorno a tutti, onorato di essere qui con voi. Il tema è un tema particolarmente caldo e importante. Trovate un sottotitolo che è il caso della Regione Marche, perché l'obiettivo è proprio quello di ragionare sul modello della Regione Marche e vedere poi fino a che punto sia estendibile. Una considerazione iniziale in termini di approccio: l'approccio sarà il più oggettivo possibile, come l'università deve fare, e quindi vedremo anche le diverse posizioni differenti e poi faremo un ragionamento però sui dati. Come è articolato l'intervento? È articolato in questi punti. Un primo punto, una problematica di discussione dello stato dell'arte, cercherà di riassumere un po' quello che sta accadendo, ma si tratta di aggiornamenti giornalieri, perché vi assicuro che poi dal parere CNEL del 16 maggio è stato continuativo, un rincorrersi di strumenti da parte diversa. Un secondo punto, l'approccio normativo, e c'è un bel punto interrogativo nella programmazione del commercio. Qualcuno sostiene che non si può programmare il commercio, e qui proveremo a fare dei ragionamenti. Un terzo punto, i risultati dell'indagine empirica che abbiamo svolto, l'ipotesi di liberalizzazioni illiberali, perché qualche volta ci è stato segnalato. Un quarto punto, protezionismo in casa e liberalizzazioni all'esterno, riflessioni in corso, anche questo perché vi assicuro troviamo di fronte a cambiamenti. La stampa internazionale, andandola a consultare, ci fa vedere quanto questa tematica sia oggetto di riflessione anche nella maggior parte dei paesi europei, e poi alcune traiettorie evolutive, quelle possibili. Partiamo allora dal primo tema, e cioè lo stato dell'arte. Cerchiamo di comprendere un po' a che punto siamo nella discussione e quello che sta facendo la 10ª Commissione della Camera, e quindi qual è in pratica la situazione che stiamo affrontando. Il documento recente del 15 maggio del CNEL, che era stato richiesto dalla Camera dei Deputati, ha innescato una serie di ulteriori riflessioni. Questo documento è stato in qualche modo costruito su un lavoro fatto da Nomisma, ed è il risultato di una serie anche di audizioni che CNEL e Nomisma hanno realizzato nei confronti di vari soggetti. Metterò spesso le virgolette perché, per evitare anche fraintendimenti, poi se volete la relazione ve la lascio. Io ho recuperato proprio quello che letteralmente è stato scritto nei vari rapporti. Allora, le rappresentanze dei lavoratori, senza eccezioni, segnalano dal 2012 il calo dei consumi complessivi e lamentano un'esasperazione delle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti. Questo sempre dal documento CNEL e dalle audizioni che hanno fatto. Commercio ritiene che una regolamentazione minima degli orari possa favorire il giusto equilibrio tra esigenze della grande distribuzione ed esigenze della piccola distribuzione, in modo da garantire la salvaguardia del pluralismo distributivo proprio del paese. Qui abbiamo un manifesto che è il manifesto per l'Europa, dove molti di questi concetti trovano fondamento. Confesercenti imputa l'apertura domenicale e festivo una misura a vantaggio della grande distribuzione dei centri commerciali, a forte scapito del dettaglio tradizionale. A questo si è associato un peggioramento delle condizioni di lavoro degli addetti al commercio tradizionale, sia dipendenti che di proprietari. Fedistribuzione riporta il positivo aumento di fatturato riscontrato dalle imprese associate alle giornate domenicali e festive, più 2% no food e 0,8% food, ed un aumento dell'occupazione. Alleanza delle cooperative italiane, in particolare CONA, riporta un lieve aumento di fatturato e indica come motivo principale dell'apertura domenicale il mantenimento della propria clientela. Sul tema territorio e città, dalle visioni è emerso che il modello auspicato da ANCI e condiviso dalla rappresentanza sindacale prevederebbe il confronto a livello locale ed una regia di area vasta funzionale anche al tema della sicurezza dei territori. Quindi vedete, ci troviamo di fronte a un panorama di posizioni molto differenti. A quali conclusioni perviene il documento CNEL?
e poi vedremo come è stato, come viene in questo momento recepito dalla 10ª Commissione, perviene a un concetto di regolamentazione minima, così è scritto, che garantisce un equilibrio tra libertà di fare impresa, opportunità di godere diritti di vita e di lavoro, almeno in parte è possibile, qualora integrati con la vita familiare, ed evidenzia anche i benefici derivanti dalla programmazione territoriale in ottica di controllo del territorio, ma anche di interesse degli attori locali di recepire le specificità territoriali dei territori stessi. E quindi sostanzialmente arriva a dire: abbiamo bisogno di una lista condivisa a livello nazionale di festività con chiusura obbligatoria degli esercizi e a livello locale di festività rilevanti per la cultura dei singoli territori. E poi evidenzia deroghe, introduzione del ruolo delle regioni, una programmazione della turnazione almeno su base quadrimestrale. E questo è il documento CNEL che probabilmente molti di voi conosceranno, ma che ci serve per capire lo stato dell'arte. Quindi viene evidenziato il perché arrivare a una situazione di questo tipo. Ferre Distribuzione risponde a questo documento con altri documenti, quindi il 15 maggio parliamo di documenti di questi giorni, l'ultimo che ho visto è il 30 giugno, quindi qualche giorno fa, in cui evidenzia al contrario i risultati che le aperture domenicali hanno consentito, ovviamente con riferimento ai loro associati, sia in termini di aumento delle ore lavorate, sia di maggiori salari distribuiti e sia di nuovi posti di lavoro. E quindi la posizione è molto chiara. E da questo punto di vista, sulle osservazioni, il parere CNEL evidenzia che c'è stata una mancanza di riferimenti ad antitrust e Corte Costituzionale, evidenziando tutta una serie di ulteriori aspetti, più sulla logica politica, sintetizzo io, poi se volete potete andare a leggere il documento, che non tanto sulla sostanza dell'intervento. Relativamente alla discussione nella 10ª Commissione, evidenzia che le 12 giornate di chiusura obbligatoria, che adesso vedremo, in realtà creerebbero una serie di ulteriori problematiche, e quindi prendo una posizione anche su questa bozza. Vi dicevo, il 30 giugno 2014, ultimo documento che ho trovato, pieno accordo alle affermazioni del Presidente Petruzzella, quindi antitrust, di procedere sui processi della liberalizzazione dell'economia. Va anche detto però che lo stesso antitrust aveva evidenziato il rischio che il settore distributivo potesse avere in termini di concentrazione della distribuzione, soprattutto a fronte di una concentrazione in poche catene, quindi vedete anche qui una posizione non coerente. C'è poi una nota di un collega stimato, il professor Gregory, poi dice: ma perché tornare indietro? Cerchiamo di capire che c'è una liberalizzazione e quindi non avrebbe senso procedere in maniera contraria. Questo è il documento della 10ª Commissione, una bozza, che prevede sostanzialmente 12 giorni di chiusura. Si tratta peraltro, poi lo vedremo, delle giornate normalmente caratterizzate da chiusura, ma non sempre. E quindi 1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre. Con la possibilità però che a livello locale i comuni possano in qualche modo intervenire per 6 festività e quindi, diciamo, modificare questa lista. Evidenzia ancora la necessità di accordi territoriali, anche se non vincolanti, con i comuni, e poi c'è un aspetto interessante che riprenderemo, e cioè l'istituzione di un fondo con riferimento alle piccole micro imprese commerciali, soprattutto per aiutarli in termini anche di pagamento dei canoni di locazione, che in molti casi sono diventati eccessivi rispetto all'attuale marginalità di queste imprese. Questo è il primo tema. Secondo tema, e cioè questo approccio normativo c'è stato, non c'è stato, ha funzionato, perché ci deve essere, che risultati ha comportato? E provavo a tratteggiare qualche domanda, cioè l'attuale sistema distributivo è coerente con lo sviluppo economico e sociale del territorio? Ancora, può esistere un rapporto sinergico tra piccolo e grande dettaglio? Quali interventi per la distribuzione urbana a fronte dello spopolamento di
alla regione Marche, e infine dalle piazze dei centri storici alle gallerie dei centri commerciali. Una crisi di identità anche per il futuro? I centri storici piccoli sono spopolati, l'elemento di attrattiva maggiore dei centri storici sono i tribunali, o almeno di molti centri storici. Ci sono centri storici che sono diventati quartieri dormitorio, io parlo delle Mazzoni, Quindi questo è un punto sul quale qualche riflessione va fatta. Cosa è successo nel nostro sistema distributivo? L'evoluzione della normativa è chiara, ma che cosa ha prodotto? Beh, prima fase con vincoli, poi nel 1936 la prima legge organica, nel 71 si parla di programmazione, della licenza e autorizzazione, e poi il decreto Bersani. È vero quello che diceva il sindaco, e cioè nella prima fase, indubbiamente, c'è stato a mio avviso un approccio protezionistico eccessivo, tanto che nel 71 si supera il 1 milione di punti vendita, un dato enorme per un paese come il nostro, e se facciamo i confronti, che sono dei parametri, punti vendita per 1.000-10.000 residenti, vediamo che questo dato ci poneva in una situazione estremamente differente rispetto agli altri paesi. Questa situazione, che va evidenziata, che sarebbe scorretto, ripeto, non evidenziato, ha determinato degli effetti negativi enormi. Uno, non abbiamo sviluppato le format originali, ma purtroppo le abbiamo sempre importate, con tantissime problematiche. Due, la dimensione è ancora abbastanza limitata dei nostri punti vendita. Non abbiamo imprese nostre internazionalizzate, ma abbiamo subito il processo di internazionalizzazione con tanti effetti negativi. E questo ha determinato, almeno per un certo periodo, una arretratezza, a mio avviso, del tempo. Tanto per dare un'idea, questo è il fatturato percentuale sviluppato all'estero dai primi 20 player globali. Ci troviamo di fronte a fatturati pari al 60%, 50%, 40%. Noi non abbiamo insegne italiane che hanno percentuale di fatturato all'estero, proprio perché questo è stato il risultato anche di un approccio del passato. Poi però che succede? Questo è il punto. Poi improvvisamente si cambia modello. E improvvisamente si cambia modello. La nostra regione, lo stesso la nostra regione, in pochi anni diventa una delle prime regioni in termini di grande distribuzione, con effetti rapidi e proprio programmati, soprattutto verso noi centri storici. L'approccio qual è stato? La normativa consente, quindi è possibile. La normativa mi permette di accorpare, mi permette di far aprire e quindi apriamo. Questo è un passaggio a mio avviso fondamentale, dalla vendita di prodotti alla gestione della finanza, alla gestione immobiliare, perché ci permette di fare una riflessione sui modelli di visione del commercio. È chiaro che se vado a confrontare un modello di business della piccola struttura, del piccolo esercizio commerciale, che ha la sua redditività operativa nell'acquisto e nella vendita della merce, lì deve fare rete. Lo vado a confrontare con qualsiasi insegna della grande o grandissima distribuzione, perché poi ricordiamoci che le nostre strutture italiane sono particolarmente limitate rispetto alle strutture che abbiamo in Europa. Parliamo di rapporti 1 a 15, 1 a 20, 1 a 40, lasciamo stare col marketing, ci sarebbero rapporti completamente ancora più differenti. Allora, dove guadagna e perché il modello si è spostato? Perché dalla vendita del prodotto si va innanzitutto a gestire finanza, cioè il ruolo della finanza diventa importante, per capire che un piccolo esercizio commerciale non può gestire finanza. Ma soprattutto c'è l'altro tema, che è la gestione immobiliare, che ha spesso determinato gli investimenti prevalenti, per cui in certi casi, non tanto nella nostra regione, ma se io ragiono in maniera nazionale o internazionale, la domanda che mi faccio è che mi trovo di fronte a un'azienda del commercio o a un investitore immobiliare, in cui il commercio è funzionale all'investimento immobiliare. L'internazionalizzazione passiva che abbiamo pagato non è che ci ha portato grandi vantaggi, perché queste catene hanno portato i loro fornitori. C'è qualcuno anche, un tedesco per esempio, che fa comunicazione facendo vedere che è italiano. Quindi qualche riflessione su questo, insomma, andava fatta. Perché la necessità di ragionare sui dati? Per quello che dicevamo prima, noi collaboriamo da molti anni con la Regione Marche. Abbiamo provato a fare dei ragionamenti che vanno al di là dell'approccio normativo. È possibile o non è possibile?
Ragionare sui dati significa sapere cosa sta accadendo in termini di popolazione, invecchiamento, i flussi della popolazione, di popolazione straniera, di andamento del reddito pro capite. Cioè questa identità abitativa, queste informazioni non possono essere considerate. E qui sono molto duro. In generale non sono state mai considerate. E cioè le aperture e l'approccio che c'è stato non ha preso in considerazione questi dati. Con dei risultati, vi assicuro, particolarmente problematici. Tanto che, e già si è verificato qualcosa, il rischio è che qualche centro commerciale potrebbe chiudere tra 10-15 anni. Qualcuno è già chiuso, ma adesso non volevo essere così catastrofico. Quindi da questo punto di vista, che significa ragionare con i dati? Adesso non entro nei dati perché staremo molto tempo, ovviamente ci sono tutti, ma solo vi faccio vedere, questo è lo spostamento della popolazione tra il 1861 e il 2011 nella regione Marche. Più è verde, più significa che c'è stato uno spostamento verso la costa in termini di variazione percentuale, più è bianco che abbiamo avuto quello spopolamento a cui faceva riferimento. Noi abbiamo paesi che nel 1861 avevano più residenti rispetto ad oggi. E noi non teniamo conto di questo nel ragionare sulla programmazione del commercio. La situazione, confermata anche negli ultimi anni, questo è il periodo 2001-2013, è molto chiaro quello che sta succedendo nella regione. Questa è la densità abitativa per comune, questa è l'indice di vecchiaia per comune, abbiamo paesi, aree, dove si arriva a un indice di vecchiaia di 202.8. Quindi popolazioni non solo poche, ma molto molto anziane. Questo è l'indice di popolazione straniera, altro dato importante per capire come il commercio deve evolvere. E non è uguale, vedete, è molto diversa. Di nuovo la colorazione verde caratterizza una percentuale maggiore. E il reddito imponibile, IRPEF, di nuovo diverso. L'evoluzione della popolazione da qui a 50 anni, se devo ragionare in termini di commercio, non possono considerare questi dati. Non possono considerare che se tra 50 anni, noi abbiamo, come sapete, dalle marche la popolazione più longeva in Italia, una delle prime del mondo, accadrà quello che prevediamo, cioè tanta popolazione anziana, i demografi a differenza degli economisti ci prendono delle previsioni, no? Quindi da questo punto di vista quello sarà il quadro e con questo quadro ci dobbiamo confrontare. Allora tutto questo che cosa ha portato? Questo è il reddito medio pro capite e superficie di vendita delle marche, no? Ha portato ad avere, questi sono i centri commerciali, le grandi strutture, mediante fasce isocrone, cioè mediante l'utilizzo dell'analisi di bacino di utenza, quello che avevamo anche analizzato insieme, queste sono le sovrapposizioni dei centri commerciali, ma mancano tre, perché tre non abbiamo ancora inseriti, che sono recenti. Guardate la sovrapposizione che c'è, a 20 minuti, 20 minuti per un centro commerciale, è normalissimo, quindi è un parametro particolarmente ormai nella letteratura utilizzata, a 30 minuti è una fascia di colore, quindi non si comprende. Forti sovrapposizioni e ci sono anche centri commerciali già costruiti e non aperti, con la logica immobiliare rispetto a quella funzionale commerciale. Terzo punto, proviamo allora a ragionare sui risultati di indagine empirica che abbiamo svolto con riferimento sì al commercio tradizionale, ma come vedete cercando di rispettare e di esaminare, di prendere in considerazione tutte le posizioni. Anzi, ringrazio tutti coloro, anche presenti in aula, che hanno dato informazioni, che sono stati oggetto di interviste e che hanno collaborato in tal senso. Qual era l'obiettivo? Cercare di capire come un po' tutti gli operatori stanno affrontando questa tematica. Abbiamo realizzato differenti tipologie di ricerche, modeste ovviamente sui dati, ma poi indagini empiriche che di volta in volta richiamerò. E quindi andiamo a vedere un po' quello che è successo mediante focus group, mediante interviste dirette, mediante rapporti istituzionali con ANCI e con tutti i soggetti, diciamo, interessati. Allora esaminiamo i risultati presso i titolari di esercizio commerciale. Vado rapidamente sul campione. Oltre 530 soggetti intervistati, i dati sono divisi tra alimentari e non alimentari,
tra chi ha utilizzato solo le aperture domenicali e chi invece altri strumenti, quindi abbiamo tantissime informazioni statistiche. Ovviamente non ve li posso riportare tutti, ogni tanto evidenzierò però le differenze. Il campione è un campione mediamente giovane, questo ci interessava molto perché volevamo capire non soltanto avere una rappresentanza geografica, ma ragionare con chi dovrà gestire il commercio da qui nei prossimi anni. È un campione fatto di piccole imprese, tenete conto che la dimensione media è di 85 metri quadri e dal punto di vista degli addetti ci troviamo di fronte a strutture, passerà poi la slide, uno o due addetti, molto, molto poche quelle con 6-7 addetti, prevalenza anche di lavoro familiare entro la struttura. Andiamo a vedere allora qualche risultato. Allora, localizzazione, anche questa è importante, prevalenza di centri storici, perché volevamo capire quello che succedeva nei centri storici e poi però anche altre zone. Ripeto, qui possiamo disaggregare tutte queste informazioni, io le presento in forma sintetica. Come hanno risposto questi oltre 500 esercizi commerciali? Che interventi di liberalizzazione avete adottato? Il 36% ci dice nessuno, quindi già ne scattiamo un bel pezzo. E gli altri, vedete, rispondono su diverse tipologie, cioè estensione del normale orario di apertura, eliminazione della chiusura infrasettimanale, aperture domenicali e aperture in altri giorni festivi. Relativamente alle aperture domenicali, vedete, abbiamo comportamenti diversi tra chi sostanzialmente ci dice che è aperto qualche domenica e chi ci dice che è aperto ogni domenica. Ma che risultati sono stati adottati? Qui per esempio abbiamo delle differenze anche tra alimentare e non alimentare. Andiamo a vedere qualche risultato. In generale, i risultati da parte delle imprese che hanno solo utilizzato le aperture domenicali, quindi prendiamo in esame quella tipologia, qui invece vedremo i dati totali, sono negativi, cioè ancora più negativi rispetto al dato che vedremo. Magari di volta in volta qualche dato lo richiamo, ma il concetto è che rispetto alle informazioni che vi sto dando adesso, statistiche, se andiamo a isolare soltanto coloro che hanno utilizzato le aperture domenicali, otterremo un risultato peggiorativo rispetto alla valutazione degli interventi di liberalizzazione. Allora, impatto positivo sui risultati economici, questi sono solo che hanno adottato la liberalizzazione. Vedete, no quasi un 70%, nuovi clienti, no 60%, ancora più forte per gli alimentari, maggiore fidelizzazione dei clienti 65%, no, qui cresce il dato positivo invece per gli alimentari. Gli acquisti non aumentano ma si spostano nell'arco della giornata settimana, qui avete un sì per il 74%, cresce molto nel caso delle sole aperture domenicali. Aumento dei costi non sostenibili a fronte del fatturato realizzato, sì, quasi 65 e diventa 75 nel caso delle aperture domenicali. Sono stati inseriti nuovi servizi nell'offerta del negozio, per esempio una macelleria ci diceva che abbiamo inserito la gastronomia, potendo essere aperti la domenica, quindi in qualche caso questo si è verificato, però vedete il no prevale in maniera piuttosto consistente. Se andiamo a vedere gli effetti sul personale, allora maggiore affaticamento fisico per l'ego dipendenti, sì, 83%, immaginate che chi ha solo aperture domenicali si caratterizza per un valore ancora più elevato, migliore gestione dei carichi di lavoro, no, 83, minore tempo libero per la propria vita, sì, 92, e cresce anche per l'apertura domenicale. Insomma, i messaggi sono molto chiari da parte di questa tipologia di operatori commerciali. Incremento della retribuzione del personale, no, come vedete, per oltre il 70%, e in 8 casi si è verificato però un passaggio del personale da situazione di precariato a stabile e in 8 casi da contratto part-time a tempo pieno, 8 casi rispetto a tutti quelli che abbiamo visto. Quali sono i giudizi complessivi? Guardate, totale rispondenti 312, cioè quelli che hanno adottato. In generale, vi anticipo, abbiamo giudizi piuttosto negativi. Quindi questo è tutti gli interventi adottati dagli esercizi commerciali di piccola dimensione,
andiamo da 1 a 5, quindi questi sono i titolari che non hanno adottato l'intervento. Perché non l'avete fatto? Non c'è convenienza economica, comporterebbe solo uno spostamento, insomma evidenziano le problematiche a cui facevamo riferimento prima. Cosa pensa di fare in futuro? Buona parte continua a rispondere niente. Migliore risultati economici dei negozi, abbiamo chiesto, valore medio 2, quindi piuttosto basso. Peggiora la qualità della vita del lavoratore del commercio, 60% il massimo, cioè ci dice che la peggiore in maniera consistente. Favorisce l'occupazione del commercio, di nuovo valore medio 2. Avvantaggia le grandi superfici di vendita a discapito dei piccoli negozi, e qui questa tipologia ci risponde in maniera chiara che lo avvantaggia. Favorisce un aumento dei consumi, vedete, no, spostato verso sinistra. Favorisce l'offerta dei nuovi servizi dei negozi, di nuovo un valore medio di 2.2. Favorisce il lavoro precario, qui c'è una situazione per questa tipologia di operatori abbastanza più omogenea, il valore medio cresce, però siamo sempre a 3. Risponde alle esigenze dei consumatori, ecco questo è un tema, parleremo poi dei consumatori. Ci avviciniamo alla media. Qualcuno sostiene anche che peggiora il servizio domenicale non avendo la possibilità di inserire altre persone, quindi evidenzia una certa problematica nel rapporto. Sicuramente crea più tensione e nervosismo per via dei punti e delle attività che devono essere svolte, e in generale gli effetti attesi della liberalizzazione evidenziano un inasprimento della concorrenza, vedete le indicazioni sono chiare, un peggioramento dei risultati economici delle attività commerciali, un limitato stimolo alla ristrutturazione, anche un limitato stimolo ad offrire nuovi servizi, e in generale serie minacce per l'esistenza dei piccoli esercizi commerciali e maggiore vitalità dei centri storici, la risposta che prevale è no. Quindi le indicazioni da parte di questa categoria di soggetti sono piuttosto chiare. Se andiamo poi a ragionare in maniera complessiva sui vantaggi complessivi degli interventi di liberalizzazione, la risposta che abbiamo avuto è più svantaggi in maniera eloquente rispetto ai vantaggi. Andiamo a vedere adesso le altre indagini qualitative che abbiamo svolto, proprio perché la logica era tenere conto di tutte le diverse posizioni. Focus group con 11 commercianti, con oltre 100 commercianti, svolti anche qui secondo un campionamento regionale. Cosa emerge? Gli interventi di liberalizzazione vengono valutati in generale in modo negativo, non conveniente a fronte del contesto di contrazione del potere di acquisto e dei consumi. Di nuovo ritorna questo concetto da parte di questa categoria, e cioè si favoriscono le imprese della GDI. Per la maggior parte dei soggetti le aperture domenicali dei centri storici sarebbero giustificate in un numero comunque limitato nell'arco dell'anno, solo a fronte di flussi maggiori o di eventi. E poi viene sottolineato il diritto di tutela del riposo settimanale e l'importanza della vita familiare e sociale. Abbiamo riportato alcune frasi anche significative che abbiamo ottenuto negli incontri, proprio per capire, quindi quello che facevi prima di 6 giorni non lo fai su 7, stare aperti la domenica ti costa di più, eccetera, eccetera, eccetera. La prospettiva della GDO. Qui dobbiamo dire che le informazioni acquisite sono un po' diverse tra GD e DO, cioè non abbiamo una posizione comune. La GD sostanzialmente in generale grandissimi risultati non sono stati evidenziati, se parliamo di piccole percentuali, anche qui viene evidenziato lo spostamento di fatturato, e poi ci sono tutte le frasi, qualche problematica invece viene rilevata nella gestione del personale, comunque poi superata. Sintetizzo, la GD è molto favorevole e trova particolarmente favorevole, da parte della DO ci sono invece considerazioni molto più direi critiche. Altri soggetti, i sindacati, qui abbiamo intervistato il segretario generale del seguente sindacati del commercio, viene osservato che in un contesto di contrazione del potere di acquisto e di crisi dei consumi le aperture domenicali non determinerebbero un impatto economico positivo per le imprese commerciali, cioè lo spostamento e maggiori costi del personale, rimarcati gli effetti negativi sotto il profilo sociale e auspicata quindi una regolamentazione che consenta di conciliare diversi obiettivi sociali, di famiglia e di vocazione del territorio. Le associazioni di consumatori che abbiamo intervistato
Anche qui mi sarei aspettato una presa di posizione molto chiara e netta, dicendo si apre, forse il consumatore pensa che conviene sempre. In realtà, devo dire un po' inaspettatamente, non ho trovato, anche lì abbiamo posizioni abbastanza distinte, nel senso che da un lato si evidenzia che ci può essere un vantaggio, però si ragiona poi sui consumi, sul fatto che si può acquistare di più, si ragiona sul fatto che se uno è un familiare che fa quel mestiere come consumatore la tua vita viene un po' modificata. Il quadro è abbastanza anche qui interessante rispetto a quello che avremmo potuto aspettare. Sui comuni sono stati coinvolti 6 comuni della Regione Marche e l'Alci Marche. Emerge l'opinione comune che la liberalizzazione degli orari rappresenta un intervento favorevole per la grande distribuzione e quindi poi si esaminano alcuni aspetti come il rischio di concorrenza tra i vari comuni, effetti negativi sul commercio dei centri storici, ritorno al disagio sociale e poi il tema della rivitalizzazione dei centri storici. Ci siamo permessi anche, con tutto il rispetto e il dovere, di interpellare la comunità ecclesiastica, la Chiesa, e qui emergono in maniera forte alcuni principi, non soltanto di rispetto delle consuetudini, non parlerei neanche di consuetudine religiosa, ma soprattutto di tutela del valore della famiglia, l'importanza della famiglia, ma di rimettere al centro l'uomo e quindi il suo diritto al riposo, al tempo libero, allo sviluppo di relazioni sociali. Abbiamo riportato tutta una serie di considerazioni dal Concilio Vaticano II, che lo evidenzia, al Cardinale Bagnasco, che fa riferimento all'importanza del valore intrinseco della domenica, e quindi da questo punto di vista la posizione mi sembra molto chiara. Quinto punto, questo è un punto che ci interessa molto, e il titolo che gli ho dato serve ad anticipare quello che sarà il concetto fondamentale, perché che cosa mi sarei aspettato, che cosa ci saremmo aspettati io e questo interpellino e tutti coloro che hanno lavorato, che soprattutto da quei paesi dove è nato, sono nati i format degli ipermercati, pensa alla Francia, beh lì ci fosse il massimo livello di liberalizzazione, no? Perché questo è che mi sarei aspettato. Quando ho iniziato a studiare il commercio, le prime forme di ipermercato noi le studiavamo dalla Francia, le abbiamo importate dalla Francia. Non è così. Allora, la situazione qual è? Provo a sintetizzarla perché il lavoro è stato molto complesso, ho lavorato su tutte le fonti di distribuzione del Ministero, quindi della stampa internazionale. Vi ripeto, in questo momento della stampa internazionale troverete tantissimi articoli che affrontano questo tema. Ci troviamo di fronte, vedete, a molti paesi, però non solo qui, dove non ci sono restrizioni. L'Italia, la Repubblica Ceca, la Svezia, l'Irlanda, il Portogallo, poi la Legittima, Slovenia, Malta, Bulgaria, Croazia, Lituania, Lettonia. La confinante Svizzera no, si sta comportando in maniera molto diversa. E allora, dicevamo della Francia, chiusura con delle eccezioni, esercizi alimentari di qualsiasi dimensione, qui c'è stata una diatriba tra fede di distribuzione e il documento credito che parlava solo di piccole dimensioni. Invece qui troviamo tutti gli esercizi alimentari, dai 9 ai 13, 5 domeniche l'anno su tutti gli esterzini e poi delle gestioni. Germania, chiusura eccezione lì, e così via, no? Regno Unito, al di là della Scozia dove non c'è nessuna restrizione, abbiamo tutta una serie di restrizioni ben precise, dove la razza è quella di consentire ai piccoli proprietari di utilizzare le fasce orarie più convenienti per la propria clientela, allo stesso tempo a tutelare in parte i dipendenti delle grandi organizzazioni rispetto al lavoro festivo e domenicale, massimo 6 ore. La Spagna, dove c'è un regolamento da parte delle regioni, ma anche qui, e poi ci sono le ultime situazioni. La Grecia ha approvato una legge a novembre 2013, aumenta da 2 a 7 le domeniche, l'Austria, soluzioni turistiche, Belgio, alcune tipologie di negozi con orario 5-12 e così via, fino ad arrivare alla Danimarca che ha circa un 45% di domeniche aperte sul totale. Questo è il quadro. Questo è il quadro. Allora, avendo, ripeto, in qualche modo subito internazionalizzazione del commercio, la domanda che sorge spontanea è: perché, visto che avete esportato i vostri format e qui in qualche modo evidenziate certe esigenze, a casa vostra non l'avete fatto prima?
Ecco perché nasceva questo titolo. Sesto e ultimo punto. Proviamo a ragionare sulle prospettive, qualche ragionamento insieme. È tornata molto spesso questa affermazione tana libera tutti, che c'è anche nella mia slide. Io ho aggiunto all'americana. Perché? Perché quando mi confronto con colleghi, con amici che si occupano di queste problematiche, l'esempio che viene spesso fatto è quattro supermercati ai quattro angoli di una strada, in questo caso parliamo della Fifth Avenue, e vinca il primo. Ma la regione Marche? Non so, hanno caratteristiche completamente diverse. Se fossimo partiti anche noi in una situazione zero, in cui non c'era nulla e tutto era da costruire, io ho un approccio liberista per la natura, questo avrebbe avuto un senso, ma non è così. Dobbiamo fare i conti con la situazione che abbiamo, con quello che abbiamo visto prima, con lo spopolamento, con i flussi, con la densità abitativa, con il reddito medio pro capite. Quei dati non possono non essere presi in considerazione. I centri della nostra regione hanno un comune capoluogo che ha 100.000 abitanti, ma gli altri stanno a 50.000, e poi ci sono i paeselli da 10, 7, 8. Questo è il quadro. I quattro supermercati all'angolo della Fifth Avenue, io non ce li vedo. Quindi da questo punto di vista faccio fatica. Il commercio ha una funzione sociale, culturale, storica, anche per non far disperdere il patrimonio dei nostri centri? È possibile non considerare variabili sociali e economiche? Tutto quello che abbiamo detto prima. Può l'investimento immobiliare precedere l'investimento commerciale? Con i rischi di cui abbiamo già detto. Sono state formulate differenti ipotesi. Innanzitutto, volendo provare a tracciare delle osservazioni volutamente non conclusive, l'intervento di liberalizzazione, insomma, almeno nella nostra regione, per le tecnologie e gli operatori che abbiamo sentito, non sembra aver prodotto almeno importanti risultati positivi. In certi casi, se ragiona di più, però i risultati sono stati piuttosto negativi. Vengono rimarcate le conseguenze negative dal punto di vista sociale. Vi dicevo della GDO con due posizioni molto diverse, GDO da una parte, quindi vengono evidenziati aspetti positivi, dall'altra minori criticità. Sulle associazioni dei consumatori emerge un'opinione che interventi di liberalizzazione non portino solo vantaggi. Più volte viene sottolineata l'importanza di una regolamentazione rispettosa delle caratteristiche e delle vocazioni delle singole aree territoriali e anche dello sviluppo di politiche di valorizzazione dei centri storici. Allora, quali ipotesi per riflettere? Uno, tutto rimane com'è, vale a dire lo stato attuale, grande distribuzione per intenderci, no? E questa è la protezione. Due, stabilire un numero massimo di aperture domenicali, questa è stata un'altra proposta. Alcune io personalmente non le condivido, ma mi interessa però raccogliere tutte le diverse posizioni. Per i centri commerciali gli esercizi di grandi dimensioni, per tutti i vantaggi che abbiamo detto prima. Ancora, definire orari differenziati di aperture domenicali degli esercizi situati nei centri storici, ad esempio la mattina per gli alimentari e il pomeriggio per i non alimentari, ma limitando, come veniva detto, le aperture della GDO. Ancora, estendere durante la settimana l'orario di apertura fino alla serata, chi vuole, però evitare la chiusura di domenica. Ancora, comuni che hanno vocazione turistica possono fare un po' quello che vogliono nel periodo estivo, ma limitare, perché altrimenti si sta verificando anche questo, che dall'entroterra anche nel periodo invernale c'è uno spostamento di popolazione, di consumi verso le aree turistiche, e anche questo sta creando diversi problemi. Oppure aperture domenicali alternate. È stata evidenziata la necessità di un coordinamento tra le regioni e i comuni confinanti, non vi ho detto che è uno dei problemi. Qui di nuovo evidenzio un aspetto, che il coordinamento tra le regioni, ad esempio delle problematiche che dicevamo prima, dell'analisi del bacino d'utenza, non c'è stato. Anche perché le indagini che abbiamo fatto noi, l'organizzazione del commercio nelle regioni è estremamente differente da regione a regione, quindi diventa anche difficile trovare poi convergenze, non è così facile. I saldi sì, però se ne faccio un esempio arricchendo i dati che vedevamo prima, nella zona confinante Marche Abruzzo, in termini di centri commerciali, io non ce l'ho messo, ma se avessimo inserito anche quei dati, avremmo avuto altro che margine di calore, perché nelle zone di limitrofe oltre a utilizzato, questo va detto però, i centri commerciali come strumento di margine territoriale. Supporto ai piccoli esercenti, questo è un altro punto fondamentale,
E infine, sul tema posto alla 10ª commissione, questo ci tengo a dirlo, parliamo di chiusure che effettivamente già si riscontrano. Perché tranne pochissimi casi, c'è stata la diatriba del primo maggio, ci sono state diverse diatribe, ma io parlo delle Marche, ma anche la GDO viene chiusa a Natale, viene chiusa il 26 dicembre, il primo gennaio, cioè non sono chiusure che stanno stravolgendo chissà quale tipo di situazione, quindi le ritroviamo già nei fatti. La mia perplessità è che ci possa essere un approccio ideologico tra chi dice non voglio regolamentazione, quindi un approccio dirigistico, rispetto invece alla sostanza. Infatti vi scrivo il sostanziale rispetto di queste misure, perché sostanzialmente questo rispetto c'è stato. Concludo dicendo questo: se le considerazioni sul ruolo del commercio dal punto di vista sociale, dello sviluppo dei territori, anche culturale, per la valorizzazione dei centri storici sono condivise, cioè se tutto questo che abbiamo visto è condivisibile, non si può non tener conto delle unicità del territorio. E il modello Marche, che ho voluto rappresentare riprendendo il titolo dell'intervento, ne è un esempio. E di questo, anche se risulta molto complesso, perché può aumentare la contrattazione, può aumentare i sistemi di relazione, bisogna però tener conto. Grazie.